Ciao, tutti, questo è il nostro smartwatch. Iniziamo dalla parte estetica. Buon display. Lo potete vedere, un display da 1,69 pollici che occupa quasi interamente la cassa, cornici molto piccole, un po' più accentuate nella parte inferiore. Cinturino in silicone morbidissimo nella parte inferiore, zona sensori e i due pin di ricarica. Laterale l'unico tasto fisico, il microfono e lateralmente gli altoparlanti. Per quanto riguarda i menu, con l'unico tasto laterale entriamo nel menu principale, dove possiamo vedere una serie di opzioni: allenamento, Alexa, telefono, frequenza cardiaca, ossigenazione sangue, stress, sonno, meteo, musica, orologio, rumore. Torcia, trova il telefono. Faccio già vedere quello un attimino principali. Alexa non l'ho ancora configurata, però è la classica Alexa. Vi faccio vedere la parte più interessante che è quella del telefono. Possiamo inserire i contatti frequenti, li possiamo inserire dall'applicazione sullo smartphone, oppure fare anche inserire i numeri direttamente e ovviamente possiamo rispondere. Vediamo la ricezione, una chiamata, cosa vediamo. Come potete vedere, ci basterà rispondere, l'audio è buono, si sentirà molto bene. Possiamo accettare o anche rifiutare la chiamata. Sezione degli allenamenti, abbiamo 28 sport monitorabili. Stranamente non abbiamo lo sport piscina, nonostante l'orologio sia certificato IP68, il che lo rende impermeabile. Qui abbiamo swipe dal basso verso l'alto, andiamo nelle alcune impostazioni come la luminosità del display, l'attivazione senza ruotando l'orologio, la torcia e quant'altro. Swipe destra verso sinistra, entriamo nei menu, nelle funzioni principali, chiamiamole. Swipe dall'alto verso il basso, entriamo nelle notifiche. Vi faccio vedere un attimo quello che è l'applicazione. L'applicazione è questa qua, VeriFit. La apriamo. Abbiamo una sezione home dove vengono mostrati tutti i dati rilevati dai sensori giorno per giorno. Sezione allenamento che tramite il GPS del telefono ci traccerà anche le nostre corse all'aperto, passeggiate all'aperto. Abbiamo la sezione dispositivo dove possiamo impostare la nostra Alexa, abilitare o disabilitare le chiamate, monitoraggio della salute e le watch face, ce ne sono davvero tante impostabili. Potete vedere, possiamo trasferirle sul nostro smartwatch e poi cambiarle direttamente dal nostro smartwatch. Da qui le possiamo solo prendere e trasferire sullo smartwatch. Credo di avervi detto più o meno tutto. Ciao a tutti.